Con Mattia De Fabritis di solito sei abituato a commentare nel finale di stagione vittorie, conquiste di campionati, gol belli realizzati, invece oggi è una giornata particolare, no? Perché avete vuotato il sacco, tra virgolette, per un'annata da cancellare immediatamente. Sì, siamo ragazzi che sono rimasti 12 persone, come avete visto, alla fine dell'anno. Io sono arrivato a gennaio e ho vissuto poco rispetto agli altri, però è stata un'annata veramente da dimenticare per tutti gli ostacoli che hanno dovuto passare, che abbiamo dovuto passare. E veramente si spera nel meglio per Lanciano, perché non può essere altrimenti. È stata una scelta di gruppo non farlo prima, perché anche per adempiere ai nostri doveri, perché volevamo finire un campionato anche non solo per noi, ma anche per rispetto di tutte le altre squadre, che chi si stava giocando la promozione, chi si stava giocando la retrocessione, la salvezza e tutto il resto. Per cui noi, da professionisti né dilettanti, però ci ritengo a rimarcare che noi siamo professionisti anche se giochiamo in eccellenza, abbiamo voluto intraprendere questa scelta perché ci sembrava giusto così e abbiamo voluto vuotare il sacco alla fine dei giochi. Per cui io mi auguro per Lanciano, per i lancianesi, per i tifosi, che si possa ripartire con una situazione soprattutto chiara, cioè chiara alla città, non con falsi proclami, no, solo chiarezza e serietà.